cosa è successo? Il sindaco Marino ha detto addirittura che a guardare porta a porta si fa peccato e bisogna confessarsi. Allora io vorrei innanzitutto dire che le persone che si scandalizzano giustamente perché il servizio pubblico non può fare in sostanza apologia di un clan o permettere a questi esponenti o parenti di fare apologia, però vorrei ricordare che salotti televisivi e show hanno diversamente invitato persone che ci hanno governato con condanne, oltretutto. Io mi scandalizzo anche per quello. Io credo che il servizio pubblico, quando invita un Formigoni, un Berlusconi o tanti altri, dovrebbe scrivere sotto, nel sottopancia, in sovraimpressione, quali sono i carichi pendenti, le condanne, le inchieste, le indagini per corruzione. Sarebbe molto interessante. Contestualmente mi scandalizzo che il sindaco si scandalizzi, cioè il sindaco che ha permesso anche con la sua negligenza la depredazione della nostra città, il sindaco al quale hanno arrestato degli assessori, hanno arrestato parte dei propri consiglieri, un sindaco che era in vacanza nei momenti appunto di quel funerale show, tra l'altro se ci faccio in casa non ha pagato nessuno, soltanto il pilota per quel funerale show, cioè permesso di fare tutto questo, e come sempre paga il pilota, non è che pagano i pezzi grossi, figuratevi se paga il pano. Cioè lei di Battista vorrebbe il sottopancia, no? In questo momento è in collegamento XY condannato per peculato. Ma vedete, non è che ce lo ordina il medico, l'ha ordinato il medico a qualcuno, certo. Il politico, il ministro, l'onorevole della Repubblica e il senatore, è una scelta libera e un parlamentare deve servire, la Costituzione della Repubblica con onore. Nel momento in cui viene condannato non lo fa in maniera diciamo onorevole, evidentemente non lo dovrebbe preoccupare, ma soprattutto i cittadini non hanno diritto di sapere che un politico, perché spesso non lo sanno, magari un politico che votano e che ascoltano in televisione dire anche dei concetti condivisibili, in realtà è stato condannato per peculato perché ha messo le mani appunto nelle tasche dei cittadini. Non è un diritto e non è un dovere del servizio pubblico anche presentarci nella sua diciamo organicità un politico e appunto informarci fedina penale. È evidente, no? Perché non ci dimentichiamo che la corruzione divora miliardi e miliardi di euro. Insomma, noi siamo in una condizione di crisi drammatica dal punto di vista della legalità. Ieri è stato votato l'arresto di un senatore del nuovo centrodestra, la giunta ha dato l'ok all'arresto, cioè la giunta per le autorizzazioni lavora moltissimo in Senato perché deve votare spesso l'arresto di componenti del Senato, però spesso facenti parte del partito del ministro Alfano. Ecco, in questa condizione generale estremamente complicata, il servizio pubblico, oltre a non ospitare e non permettere appunto a delle persone vicino a clan di fare apologia anche di un sistema prettamente mafioso, lo stesso sistema prettamente mafioso che ha divorato la capitale, l'inchiesta anticapitale lo dimostra, ecco, il servizio pubblico dovrebbe anche scrivere le condanne appunto dei politici. A me mi fa scandalo questo, come mi fa ancora più scandalo che si siano scandalizzati molti rispetto ai funerali del boss di Casa Monica, ma siano anche gli stessi che fanno parte del gruppo di partiti che o a destra con Alemanno indagato per mafia o a sinistra con il ministro del lavoro Poletti, che ha preso grosso un trust delle cooperative, partecipavano a delle scene con i Casa Monica o con Buzzi, il quale come sapete è un grande finanziatore e sostenitore economico del Partito Democratico, attualmente in carcere per mafia. Di Battista, adesso la provoco un po', allora anche per colpa nostra, perché Spada parlò ai nostri microfoni, lei fu massacrato perché Spada disse di essere un simpatizzante del 5 Stelle e un simpatizzante di Battista. Nelle ultime ore Vittorino Casamonica, in diretta alla Zanzara da Cruciani, ha detto di votare PD e di aver votato Marino. A questo punto cosa accadrà? Succederà lo stesso? Non lo so questo, è talmente ridicolo. Comunque ogni cittadino ha il diritto di votare chi vuole, io non attacco il Partito Democratico. Siete pronti a cavalcare questa polemica come 5 Stelle? Ma figurate se io cavalco le polemiche puerili, come sono stati puerili loro, perché ricordo sempre che questo tizio, questo Spada, amico laico, pure condiviso, sapete che io ho una pagina Facebook dove spesso alcuni contenuti vengono condivisi. E invece in questo caso Vittorino Casamonica ha proprio detto che lui ha votato Marino e vota PD. Beh, io non cavalco questo, non attaccherò mai il PD perché un elettore, il peggiore che possa essere al mondo, vota o meno il Partito Democratico. Io attacco il Partito Democratico perché si è fatto ieri banalmente, il Partito Democratico a norma di legge si è intascato dei soldi che non gli spettavano, cioè praticamente votando una legge, la legge Boccadutri, che permette ai partiti di intascarsi dei soldi e rimborsi elettorali pur senza presentare delle rendicontazioni. E questo, pensate, è il primo atto che ha fatto il Parlamento della Repubblica dopo
l'estate, cioè sono tornati in aula e si sono spartiti i soldi delle tasse dei cittadini, e il Movimento 5 Stelle, come sapete, non li prende questi soldi. Per me queste sono polemiche sterili, attacco al Partito Democratico per cose sostanziali. Sono gli altri, il PD, che ci attacca a noi per un like, non avendo argomenti, in quanto noi non siamo immischiati negli scandali di corruzione, cosa che invece il Partito Democratico Romano lo è. Grazie Alessandro Di Battista. Grazie a voi e buon lavoro. Buon lavoro Alessandro.